e andremo fuori a fare la caccia alle uova. Un altro uovo grosso! E ora siamo qui perché Giorgia vuole incominciare a scattare qualcosa. Non va buona! Ah, oh! Giorgia! Ma quanto spazzatura! Guarda qua, quanti sacchi! Ma qua le uova non ci sono, eppure le avevo lasciate proprio qua! Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è la domenica di Pasqua. Noi qui abbiamo un'usanza da tanti anni ormai, da quando è nata Giorgia, che ogni volta la domenica di Pasqua lei si sveglia e incomincia a fare la caccia alle uova. E oggi sarà la stessa cosa, si ripeterà di nuovo la stessa situazione. L'unica cosa è che sono le 10 e Giorgia ancora sta dormendo, quindi andremo insieme a svegliarla. Giorgina, guardate ragazzi, sta ancora dormendo. Giorgia, buona Pasqua. Così è Giorgia quando si sveglia la mattina. Ehi Giorgina, buona Pasqua. Grazie. Eh? Ma si va a fare la caccia alle uova oggi? Sì? Come si dice a tutti? Buona? Buona Pasqua. Ti abbiamo preparato la borsa, come ogni anno, la borsetta, e ora si va a fare colazione. Dopodiché ti vesti e andremo fuori a fare la caccia alle uova. Che dici? Che hai visto? No, ha già trovato il primo uovo, ma dai Giorgia, iniziamo già subito così? Ed ecco ragazzi, la Giorgina si è già cambiata, guardate che outfit per Pasqua che si è messa! Allora ragazzi, se vi piace lasciateci tanti like! Giorgia, allora io direi di iniziare la caccia al tesoro, quindi ufficialmente la caccia alle uova è aperta! Sì. Hai visto già qualcosa a giro? Sì, salotto! Andiamo! Ne ha trovate già uno! Insomma ne ha già trovati tanti, Giorgia, qui siamo nella parte esterna di casa, nel nostro giardino, esatto. Da dove vuoi iniziare? Hai già visto qualcosa? Sì! Allora vediamo. Falle vedere nel frattempo, man mano che li prendi. Due cioccolatini! Due. E tre. Poi dove si va? Dappertutto, a terra, sull'aria, dove ti pare? Che cosa hai trovato? Un ovetto Kinder, okay. E due cioccolatini. E due cioccolatini. Allora, facci vedere la borsa se sta riempendo. No! È già quasi piena, Giorgia! Andiamo? Un altro ovetto Kinder di Harry Potter! Harry Potter? A te piace Harry Potter? Sì. Da 1 a 10? 1000. 1000! Andiamo avanti, vediamo se Giorgia trova qualcosa di più grosso. Ho trovato due cioccolatini E poi c'è nuovo delle candrate. No, questo è grosso Giorgia, Sì, lo volevamo comprare ma erano finiti e ora l'ho trovato. Oh, sei contenta? Sì. Allora lo mettiamo vicino a casa e si va a cercare qualcos'altro. Per qua non c'è niente. Oh, ne hai trovato ancora, ma non è possibile Giorgia, li trovi tutti te questi cioccolatini, io ancora non ho visto neanche uno. Che cosa Giorgia? Ma questo è enorme. Ma di che è? Vediamo, fammi vedere. È di Miraculous. Dici cioè, Ladybug? Sì, non c'entrerà più niente in questa borsetta. Mamma mia. Che hai trovato Giorgia? In mezzo alle piante? Il coniglio! Sai che questo vale 100 punti? Davvero? È perché è a forma di coniglio, Ragazzi, abbiamo cercato per tutto il nostro giardino, vicino alla piscina, vicino alle siepi, e abbiamo trovato diversi e discreti uova e altre cose. Ora però ci spostiamo fuori di casa nostra, perché accanto c'è anche un piccolo parco giochi. Sì. Sarà ancora fortunata, Giorgia? Secondo me sì. O i bambini del quartiere hanno già preso tutto? No, perché sennò... No, sono fortunata, andiamo. Andiamo.
Hai trovato qualcos'altro, Giorgia? No, ma quante ce ne sono, Giorgia? Un altro uovo grosso! Questa è quella della Kinder, e che cos'è? È delle Barbie! A te piacciono le Barbie? Un pochino, però come mi un pochino? Piacciono. Dato che gli altri bambini non se ne sono accorti. Che hai trovato, un ovetto? Sì, lo vedo, sì. Che sei? Cosa hai trovato? I cuori! Vediamo, facciamolo vedere. Mamma mia, Giorgia, domani sono sicuro che chiamerò il dentista, E mi verrà anche la diarrea. Oh, che schifo! È questo? No, ma di chi è questo? Però allontaniamoci che ci sono Lo tengo io questo, vai. Sennò il video si trasforma in un altro incidente. Vieni punta da un'ape. Magari un calabrone. Un calabrone? Che c'è, Giorgio? Ti vedo un po' strana. Che è successo? Dimmi, Giorgio, ti vedo un po' con la faccia. Che è successo? Guarda! Ma che cos'è? È una cosa di Harry Potter. Prendilo, sa che è tua, eh. E perché prima non si è visto? Perché magari passa ora. No, anche questo hai trovato. Chissà che cosa ci sarà dentro. Ragazzi, finalmente siamo a casa. Giorgia, nel girare lungo la casa, ha trovato altre uova. E ora siamo qui perché Giorgia vuole incominciare a scartare qualcosa. Quello vuoi scartare? Quello di? Harry Potter, però spostiamo questa roba. La spostiamo tutta, guardate. Infatti vi facciamo vedere tutto quello che ha trovato. Sono qui. È un po' grande. Aiuto. Cosa c'è? No, vabbè, questo qui lo volevo da anni. Ma che cos'è? La bacchetta. Quindi abbiamo la bacchetta di Harry Potter. Qua ci sono le istruzioni. Istruzioni? Ma sei sicuro? No, Giorgio, non sono le istruzioni, guarda bene. Ah, sono le cose per disegnare. Da così mi sembravano le istruzioni. Ok, poi che cosa hai trovato? Delle figurine? Però apri, vediamo. Che cos'è? Sì, mi sa che sono proprio le figurine. Ma quella è una carta speciale, Giorgia? Sì. C'è ancora qualcos'altro? Questa qui di sicuro a Lucio gli piacerà un sacco, al nostro canino. La palla! No, con Harry! Ti piace, Giorgia? C'è Harry, il boccino. Il boccino d'oro. E poi ho visto qualcos'altro, se non sbaglio. La civetta. La civetta, esatto. Finito? No! Ancora roba c'è? Il puzzle! Un puzzle di Harry Potter! Questo lo facciamo e poi lo appendiamo? In cameretta. In cameretta. Giorgia, ma sei una che fa karate? Che cosa è, Giorgia? Non riesco ad aprire. Ah, io posso capire di cosa sono. È la mete? No. Vediamo se Giorgia capisce che cosa sono. Io lo so. Le spillette. Falle vedere. Mette sulla mano, appoggio sulla mano. Allora, in una c'è la piramide stampata e l'altro c'è scritto Fedez. Ti piace, Giorgia? Un sacco. E ti raccomando, non mangiare cioccolato, se no poi dopo non mangi e la mamma se la prende con me. Hai capito? Giorgio, ma che cosa ho detto? Ho detto di non mangiare il cioccolato e tu mangi il cioccolato. Lo so che non ce la fai, però bisogna resistere. Dopo pranzo ne mangio un pezzettino, va bene? Un pezzettino, tutto. Babbo, non ti posso mettere in camera, babbo. Ragazzi, ma aspetta un attimo. Sul tavolo manca un uovo che avevo aperto prima. E manca pure il babbo. Dove potrà essere? Ragazzi, Giorgia è su in camera che sta cercando ancora qualche ovetto. E io ne approfitto per mangiare un po' della sua cioccolata. Che buona. Bella buona. Babbo! Oh! Giorgia, ma non eri su in camera? No, babbo, sono venuta giù. E poi non mi avevi detto che non potevo mangiare la cioccolata perché è troppo che pranzo, e poi te la mangi te? No, in realtà la stavo assaggiando, però non mi piace, dai, non mi piace, tieni. Il babbo mi ha detto
di sistemare tutte queste uova. Ma dove le metto? Vabbè, vado a prendere un sacco in cucina. Ecco qua, ho preso un sacco. Vediamo se ci sta. Perfetto, ho finito. È molto pesante. Perfetto, era pesantissimo. Ora posso andare su a giocare. Oh, finalmente ho finito di sistemare la cucina. Ah, Salvo, mi faresti un favore? Porteresti fuori la spazzatura che è qui, che sta per passare il netturbino, eh? Grazie. Vado subito. Ma quanto spazzatura, guarda qua, quanti sacchi. Babbo non c'è, quindi posso mangiarmi un altro pezzettino di cioccolato di nascosto, sì? Ma qua le uova non ci sono, eppure le avevo lasciate proprio qua. Questo qui di sicuro è il babbo che me le avrà nascoste. Ok, sì, dai. Babbo. Aspetta, Giorgia, non lo vede che sono al telefono? Aspetta un attimo. Sì, dai, facciamo così, ci sentiamo domani con calma, va bene? Vai, ciao, ciao. Dimmi, Giorgia, ma mi interrompi sempre quando sono al telefono. Che cosa vuoi? Ma dove sono le uova di Pasqua? E me lo dici a me? Dove le hai messe queste uova di Pasqua? Le avevo messe vicino alla statua del cane. E non ci sono? No, di sicuro le hai toccate te. No, non ho toccate io perché sono stato al telefono fino adesso. Magari chiedo alla mamma che l'ha spostata perché è in mezzo alla casa. Vai a chiedere alla mamma. Va bene. Mamma! Mamma! Mamma, mamma, mamma! Amore, dimmi, che c'è? Dove sono le uova di Pasqua? Io che ne so, te dove le avevi messe? Io le avevo messe in un sacchetto bianco e le avevo messe qua. Senti, io non l'ho toccata, hai chiesto a babbo? Sì, mamma, gliel'ho chiesto e ha detto di no. Giorgia, ma le avevi lasciate proprio qui? Sì, mamma, le avevi lasciate proprio lì. Oh oh, Salvo! Salvo! Mamma, che c'è? Sì? No, niente, tu non ti preoccupare, però andiamo a chiedere una cosa al babbo. Ok. Salvo? Sì? Salvo? Aspetta, arrivo. Dimmi, che c'è? Hai toccato la busta con le uova della Giorgia per caso? No. Sei sicuro? Guarda che sì, l'aveva lasciata lì vicino ai sacchi della spazzatura. Fammi pensare. No, sacchi della spazzatura. Aspettate un attimo qui, arrivo, Ragazzi, mi sa che ho fatto un guaio. Ho portato giù con tutta la spazzatura anche il sacco con le uova di Giorgia. Speravo che non l'hanno portato via i sacchi. Io, se non sbaglio, l'avevo lasciato qui, i sacchi. Ecco, me l'hanno portato via. E ora, Giorgia, che cosa gli dico? Che cosa mi invento? Povera Giorgia, oggi è Pasqua e che cosa ho fatto io? Gli ho buttato via le uova di Pasqua, che tutta la mattinata era a giro a cercarle. Ragazzi, ho fatto una cosa bruttissima. Aiutatemi, per farmi sentire un po' meglio, lasciateci un po' di like. Salvo? Oh, sono già qui, sì? Ma dove è che sei andato? Babbo, che cosa hai fatto? Ragazzi, Giorgia, mettiamoci seduti che devo dire una cosa un po' brutta. Babbo, ora mi devi spiegare dove sono le mie uova di Pasqua. Giorgia, io te lo spiego, però non ti arrabbiare con me. Prima la mamma mi ha chiesto di portare via fuori i sacchi della spazzatura e io ho preso i sacchi e li ho portati fuori, ma non mi ero accorto che c'era anche il tuo con le uova di Pasqua. Poi sono andato fuori per controllare e l'hanno portato già via, Giorgia. Babbo, ti odio! Mi hai rovinato la Pasqua! Ma non l'ho fatta apposta! Salvo, non ti sei accorto che c'era un sacco pieno di uova di Pasqua? Io non lo so, guarda, cosa devo fare? Giorgia, dai! Vieni qua, vieni! Dai, Giorgia! Babbo, non ti voglio più parlare!
Giorgia, ti do ragione, ti capisco, ma non l'ho fatto apposta, Giorgia. C'erano due sacchi grossi enormi e tu non l'ho visto, dai Giorgia. Mi perdoni, dai, facciamo così. Domani si va nel primo negozio aperto e ti compro tutte le uova di Pasqua che vuoi, va bene Giorgia? Va bene papà, però mi devi anche comprare un giocattolo. Va bene, ti compro anche il giocattolo per farmi perdonare. Va bene così? Sì. Stai un po' meglio? Vieni qua, abbracciami. Ricordatevi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E io e Giorgia, un po' triste, vi salutiamo con un grande wow! Che si fa adesso Giorgia? Si fa a pranzo? Sì.